Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Bullet Bourbon Barbecue. It's new at Buffalo Wild Wings. A rich and smoky barbecue sauce infused with Bullet Kentucky straight bourbon whiskey. Bullet Bourbon Barbecue Sauce. It's now available for limited time only and only at Buffalo Wild Wings. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta. In onda su Parole di Vita. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Review, oggi in diretta, in questo spazio in cui daremo la possibilità a tanti nostri amici di scoprire una realtà meravigliosa che è quella dell'assistenza carceraria, assistenza spirituale agli uomini e alle donne privati della propria libertà personale, perché in collegamento con noi avremo il pastore Giovanni Villari, il quale si occupa proprio di assistenza da molti anni e con il suo intento spirituale ha già anche, grazie alla chiamata esplicita ricevuta dal Signore, iniziato un lavoro di vicinanza non solo alle persone private della libertà, ma anche alle famiglie che lo hanno preso di riferimento grazie al suo ruolo che da circa 6 anni ricopre a livello istituzionale. Infatti è il garante proprio per i diritti delle persone private della libertà personale. Ma prima di presentarvi il nostro carissimo ospite collegato con noi, come di consueto facciamo, prendiamo un buono e direi anche nutriente spiritualmente parlando, caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. 100 milioni di persone negli Stati Uniti hanno lasciato il loro posto di lavoro negli ultimi 2 anni, secondo una ricerca fatta dalla sociologa Francesca Coin, pubblicata nel libro Le grandi dimissioni. 2 italiani su 3 vorrebbero o starebbero per cambiare lavoro, secondo invece un reportage apparso sul giornale La Repubblica. Sono numeri impensabili in passato, dove il posto fisso, per così dire, era un dogma e la mobilità lavorativa era mal vista. Se ha troppe esperienze sul curriculum, non ha le idee chiare, si diceva, fino a poco tempo fa perlomeno. Ma si dice ancora, credo, in Italia. Ovviamente non è così in altri paesi, dove la vivacità lavorativa non è necessariamente vista male, ma qualcosa di positivo anche. Ma il punto che questi dati ci dimostrano è che molti, forse complice il periodo di Covid, si domandano se la vita che stanno vivendo sia quella poi che realmente vogliono vivere e se il lavoro non sia un ostacolo a una esistenza piena di significato che stanno cercando. È un tema delicato, visto che quasi tutti passiamo gran parte del nostro tempo al lavoro, quindi liquidarlo con un semplice "la vita non è il mio lavoro" non credo proprio che basti. Per un cristiano il senso della vita è Cristo, quando per senso intendiamo proprio ciò che dà direzione, la direzione, il senso della nostra esistenza, il verso dove puntiamo, verso dove stiamo effettivamente andando, in sostanza la via che si percorre. Cristo disse: "Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me", e indicando proprio se stesso, quindi l'imitazione della sua vita e quindi dei suoi insegnamenti, come la via migliore da seguire per dare significato definitivo all'esistenza, per trovare salvezza e quindi vita abbondante da qui fino a dopo la morte. Bellissimo. Non voglio dimenticarlo mai che ogni giorno vissuto seguendo Gesù mi realizza come uomo.
I primi cristiani venivano chiamati i seguaci della via, come riportano gli Atti degli Apostoli. Ma detto questo, il punto è come seguire questa via, o se volete, vivere Cristo durante il lavoro, che è buona parte della nostra giornata. Il teologo David Paulson scriveva: pochi corsi di discepolato fanno anche solo menzione del lavoro, spiegano piuttosto come essere un cristiano nel tempo libero, come pregare, come leggere la Bibbia, come testimoniare, come servire la Chiesa. Questo dà alle persone la netta impressione che ci si aspetti da loro che servano il Signore fuori dall'orario di lavoro e che l'unico modo per farlo sia abbandonare il più presto il lavoro per andare a svolgere servizio cristiano in Chiesa. Dimenticano che il cristiano è al servizio del Signore a tempo pieno. Il modo in cui lavoriamo, il modo in cui gestiamo il denaro è destinato a far parte della nostra santità. Il fatto che molti si interroghino sul senso della vita e pensino di cambiare lavoro non è né un male né un bene in sé, dipende sempre da quale direzione prenderanno. Con umiltà voglio consigliare: se cerchi il senso della vita semplicemente in un altro lavoro, la realizzazione sarà effimera, evaporerà abbastanza in fretta. C'è di più, e questo di più è Cristo. Se hai compreso invece che il senso della vita è Cristo, senza dubbio studia e impara il modo di vivere Cristo nel tuo posto di lavoro, che tu lo cambi o meno. Molto ci sarebbe ovviamente da dire su vivere Cristo nel posto di lavoro. Che dite, magari in un altro caffè biblico? Dio vi benedica. Bene, ringraziamo i pastori che ci consentono di approfondire attraverso il caffè biblico una meditazione in pillole al mattino. Siamo molto felici di potervi condividere questa rubrica e, come detto in apertura, oggi in questo numero di Review abbiamo in collegamento con noi dalla bellissima Sicilia il pastore Giovanni Villari, il quale è impegnato nell'assistenza e nella vicinanza alle persone private della libertà. Siamo sicuri che molti ci seguite forse proprio da un penitenziario, oppure siete parenti vicino a qualche detenuto, e quindi in questo momento possiamo, grazie a Dio, avere la possibilità anche di interagire con gli addetti ai lavori, che non si occupano soltanto sicurezza dei detenuti, ma anche di assistenza spirituale. Siamo proprio felici di presentarvi, collegato con noi da Siracusa, il pastore Giovanni Villari. Eccolo qui, pace e buongiorno. Non ti sentiamo, Giovanni. Strano, abbiamo... Eccoti qua. Pace del Signore a tutti, sono felice di essere con voi, di aver accettato questo invito anche da parte vostra. Grazie, spero di essere utile e soprattutto edificante per coloro i quali ascolteranno. Grazie per essere stato disponibile a questo collegamento. Era un po' di tempo, vero pastore, sì, che stavamo cercando di testimoniare il tuo lavoro meraviglioso appunto tra le persone private di libertà. Sappiamo anche il grande lavoro quotidiano nel quale sei calato, proprio girando i vari penitenziari appunto della zona. Sei collegato da Siracusa, la bellissima Siracusa. Sappiamo anche il meraviglioso momento, diciamo, ecco, di caldo e di turismo che vive la cittadina. Sì. Intanto vorrei molto brevemente, ho provato in qualche modo già a presentarti, ma vorrei chiederti molto brevemente di presentarti, facendolo nel modo, diciamo, migliore, e spiegarci un poco qual è il tuo lavoro, qual è il tuo ministero precisamente, e dove operi e in quali termini. A te la linea. Allora, credo sia giusto e corretto iniziare dal fatto che sono in questa città, in questo territorio, da 29 anni circa, e come pastore. E ho avuto in cura la comunità di Siracusa, e adesso ho in cura le due comunità di Priolo, Gargallo e Augusta, una missione a Palazzo Lacreide, e negli anni... Su questo territorio insistono tre istituti penitenziari. Negli anni, in questi ultimi soprattutto 15 anni, sono stato
a prendermi cura di alcuni detenuti per assistenza spirituale e morale, sia negli istituti penitenziari di Siracusa che in quello di Noto. Due case di reclusione sono Augusta e Noto, e la casa circondariale sul territorio siracusano, anche lì prevalentemente un po' di più, perché insisto anche adesso, è una duplice funzione, che sia come pastore che come garante per i diritti delle persone private e della libertà personale. Quindi opero negli istituti penitenziari da circa 15 anni e io ho visitato tutti e tre gli istituti. Qualche volta sono stato anche fuori a visitare qualche altro istituto, ma più o meno chi conosce questo ambiente si rende conto che il piccolo mondo, come mi hanno suggerito tanto tempo fa i detenuti dando un nome a questo ambiente, il piccolo mondo si assomiglia un po' da tutte le parti. Le criticità, le difficoltà, le debolezze, le sofferenze sono più o meno uguali dappertutto. Ecco, sono in questa città a svolgere questo incarico, questo è il mio sesto anno, sono stato riconfermato come garante dei detenuti di Siracusa e sono onorato di poterlo fare con le forze, le capacità e soprattutto lo slancio e la disponibilità che Dio mi dà grazia di avere in questo settore. Il tempo non è mai sufficiente per questo tipo di lavoro, soprattutto quando entri dentro il carcere e soprattutto quando cominci a parlare con le persone che sentono il bisogno di essere ascoltati prima di tutto, supportati moralmente, poi dargli quella parola di speranza che non è umana, perché trascende dai limiti, dalle debolezze, dalle impotenze umane, ma viene direttamente dal cielo. E vi posso assicurare che un'anima bisognosa, è sempre un'anima bisognosa, in qualsiasi luogo essa si trova, qualsiasi sia la sua esperienza o il suo trascorso, ha bisogno della parola di grazia, della parola di conoscenza, di discernimento che viene da Dio. E il Signore mi dà la possibilità di dare delle gocce, bicchieri alle volte, di acqua spirituale, l'acqua pura, o il pane, di cui hanno bisogno, e questi uomini spessissimo apprendono, desiderano e ricevono con gratitudine. Te la parola, Michele, non voglio continuare. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Arrivano alla nostra redazione e anche alla posta, alla casella postale della emittente Parole di Vita, veramente tantissime lettere di molti detenuti e siamo stati proprio felici oggi di poter organizzare con l'aiuto di Dio questa puntata proprio per consentire anche di dare in un certo senso la voce ai loro diritti, ai loro malesseri. Tanti ci scrivono di vivere delle condizioni veramente estreme e quando abbiamo conosciuto e il lavoro che fa il pastore Giovanni ci siamo proprio resi conto che siamo dinanzi sì di fronte al pastore che aiuta, ma anche di fronte al garante, il ruolo sociale appunto che ricopre, e che non c'è migliore persona che possa spiegarci un po' la situazione carceraria, almeno quella dei penitenziari che visita, che ha in cura, ma allo stesso tempo anche cercare di aprire un po' una finestra oggi, pastore Giovanni, su quali sono i reali bisogni dei detenuti e specialmente dove nasce il grande bisogno di aprirsi al Signore in un luogo dove potrebbe essere più facilmente nominato inferno. L'argomento è così vasto, riuscire a sintetizzarlo è complicato, perché non vorrei dire una cosa a discapito di un'altra, perché come ho detto prima è un piccolo mondo, e quindi immagina le sfaccettature, le varie prospettive, le condizioni che sono alle volte varie in base alla situazione che stai vivendo, che si affrontano e che si toccano con mano dentro l'area penitenziaria. Ma posso dirvi che massimamente le condizioni, quelle primarie che sono degne di nota, toccano la psiche e anche la parte fisica dell'individuo. La psiche perché comunque il carcere è un luogo triste, pieno di difficoltà, anche di insidie. Non è un luogo sereno dove, come si suol dire, scontati la tua pena, trascorri i tuoi giorni e vivi in pace. Non è così. Già quando entri hai di fronte una situazione moralmente, psicologicamente, spiritualmente parlando pesantissima,
Infatti l'ingresso in istituto, soprattutto ai primi reati, alle prime condanne, viene fatto gradualmente, viene solo sotto osservazione il detenuto che entra e poi destinato nelle varie sezioni in base al suo reato, in base anche alle situazioni contingenti. Quindi, quando parlo di carcere, parlo di luogo di sofferenza, non posso parlare di luogo sereno, dove si può essere recuperati, dove c'è la possibilità di un trattamento idoneo per il recupero della persona. Tutto questo è teorico. Per quanto nobile e auspicabile esso sia, perché le leggi sono queste oggi, è cominciata la Costituzione con l'articolo 27, purtroppo il detenuto si trova davanti a queste barriere. La maggior parte delle volte in cui vengo chiamato in causa è in ordine ai problemi di salute, gravi anche. Fino a poco fa, come Michele potrebbe anche dirlo, io ho ricevuto una telefonata e in questa telefonata dovevo rispondere alla sorella di un detenuto che già seguo da anni, e quest'uomo, che si è sempre comportato linearmente, quindi correttamente, stava finendo ormai il suo percorso detentivo. Questo ultimo periodo è stato trasferito perché ha avuto delle crisi particolari, delle situazioni che non posso descrivervi, trasferito in un altro istituto, ha avuto un attacco ischemico, un infarto. Quest'uomo adesso non riesce con difficoltà a parlare, sta finendo la sua pena, manca soltanto questo mese e il prossimo, e ha finito, e ancora continua ad essere in regime detentivo, quando potrebbe anche essere mandato ai domiciliari. E la sorella piangeva perché dice: adesso non potrò più riavere mio fratello come era prima, avrà difficoltà, ma io voglio fare di tutto per poterlo aiutare a riabilitarsi anche fisicamente. È un uomo, non ha mai creato problemi, un uomo a cui mi ero anche affezionato, mi sono affezionato. Di lui mi interesserò appena finirò questa diretta e vedrò quello che posso fare anche se in un'altra città. Infatti l'incarico, per quanto sia limitato a un'area ristretta, quindi territoriale, quando poi i detenuti si spostano posso ancora seguirli, chiamare, in ogni caso c'è anche rispetto tra le autorità e possono essere recepite anche i miei suggerimenti e le indicazioni in base alle situazioni che si sono create. Questo è in ordine a piccoli fatti che succedono così. L'aspetto spirituale invece, che mi ha dato possibilità di maturare nel tempo e di entrare in questo mondo piano piano, gradualmente, con molta delicatezza, anche all'inizio molta titubanza ed esitazione, perché io, un esperto giovanissimo, mi sono ritrovato dentro un ambiente penitenziario. Mi ricordo ancora il primo giorno, lo ricordo ancora, non l'ho dimenticato. Sono in una stanza, dimmi Michele se posso continuare senza problemi. Ok, in una assolutamente stanza, sì, assolutamente sì, siamo tutti detti. Grazie. Era una stanza, avevo ricevuto una lettera, diverse lettere, ad una in particolare, un uomo di più di 60 anni, 65 anni che dovesse, chiedeva la mia presenza. Sono riuscito ad avere il permesso dopo mesi di attesa, sono entrato dopo i primi accertamenti, mi sono presentato al direttore, sono stato accompagnato in questa zona che è deputata soltanto agli avvocati, perché ai ministri di culto, nonostante la legge e l'ordinamento penitenziario prevederebbe una stanza idonea per lo svolgimento del proprio culto, non è così dappertutto, viene disattesa questa norma, cosa che invece sto cercando di far cambiare almeno negli istituti dove sono adesso, e ci sono riuscito in realtà. E all'epoca ero in una stanza dedicata agli avvocati, aspettavo che arrivasse un detenuto, ma io ero molto esitante perché non sapevo chi trovarmi di fronte. E mi accompagnarono dopo mezz'oretta di attesa un detenuto, si chiamava Giuseppe, posso dire il nome, anziano, che in realtà aveva già ricevuto la testimonianza quando era fuori. Quindi ci siamo seduti, mi sono presentato, ho pregato insieme a lui, ho aperto la Bibbia e ho cominciato a pregare, a predicare la parola. Mentre aspettavamo, si sono aggiunti altri detenuti che avevano chiesto di parlare con me. La gente me lo chiese e dice: vabbè, potete farli venire. All'epoca il numero anche delle persone che avevo davanti non essere limitato. Ma erano quattro nigeriani arrivati all'epoca, sto parlando di 15 anni fa, con un barcone, tutti e quattro poi arrestati, portati là, di estrazione nigeriani, di estrazione evangelica, parlavano inglese, maomoni, muscolosi, alti. Io mi sono sentito veramente in imbarazzo, cioè come faccio adesso a parlare? Per fortuna, ricordo, c'era uno di loro, si chiamava Efe, che parlava un po' l'italiano, mi ha fatto da interprete. Così sono riuscito a comunicare con loro, a pregare insieme a loro, a far pregare anche loro, ed è stato un momento commovente che mi ha entusiasmato, mi ha incoraggiato a proseguire
il mandato e l'incarico. Da lì in poi le riunioni che sono succedute sono state veramente tante, passando poi dalla zona avvocati, piano piano ad entrare in sezione, poi dalla sezione in un luogo ben preciso e poi piano piano col tempo a essere riconosciuto da tutta la popolazione dei detenuti. Considera che Siracusa è un carcere che ha attualmente circa 650 detenuti. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Non sono proprio pochi, divisi in diverse sezioni, in diversi blocchi in base al reato, e io ho libertà di muovermi in tutte le sezioni, di incontrare tutti i detenuti che chiedono di parlare con me. Ed è come cercare di nuotare nell'oceano, perché dovunque ti giri trovi pesci, ed non è solo faticoso, è che non riesci fisicamente alle volte anche da raggiungere tutti quanti. A parte che parlare con ciascuno di loro un'ora e mezza e poi moltiplicarlo per tutte le esigenze. Io entro la mattina, anche in mattinata, e poi esco la sera, sono le 4:30, alle 5, e ultimamente per la carenza di agenti penitenziari, poverini, fanno un lavoraccio, e a volte mi trovo a parlare anche con loro, raccolgo anche i loro sfoghi, non di rado ultimamente, esco da solo perché non c'è più nessuno nemmeno che mi possa accompagnare fino alla porta, quindi mi conoscono, mi apro i cancelli ed esco direttamente fuori. Ormai sono come una seconda casa il carcere almeno qui a Siracusa. Bene, ci hai raccontato molto molto velocemente un pezzo di vita che svolge all'interno appunto di un carcere, nell'assistenza, ma apro una parentesi che probabilmente interessa poco ai detenuti, ma la cappellaneria evangelica, so che ci sono comunque dei movimenti anche a livello politico per poter riconoscere questo ruolo. Credi che per la nostra Italia sia ancora presto per parlarne, oppure possiamo cominciare a sperare che qualcosa si muova presto? Allora, già in ogni caso se ne parla nei movimenti evangelici. Esistono già delle associazioni che hanno nominato dei ministri di culto, che in realtà lo Stato riconosce come ministri di culto, cappellani, però evangelici. Che tu mi dica, entrando in un istituto, tu possa avere la libertà immediata di avere la tua stanza, quindi la tua cappella dove poter riunirti con i detenuti che verranno ai tuoi incontri con molta facilità, ti posso dire di no, perché, e questo vale da nord a sud, il lavoro che si svolge all'interno di un istituto penitenziario è basato fondamentalmente su un rapporto di estrema fiducia, perché tu puoi essere pure un ministro di culto, un cappellano, bravo, animato da zelo, ma chi è dentro e deve salvaguardare e tutelare la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto, prima che tu possa avere spazi così comuni e comunque dedicati, passa un po' di tempo. C'è bisogno di acquisire fiducia e stima da parte della polizia, in questo caso anche dell'amministrazione, che devono conoscere te come persona, perché è corretto anche così. Questa si parla di buona testimonianza. Poi col tempo vedrai che se il tuo lavoro è fatto nella guida che Dio ti concede, nella saggezza, nel rispetto dei ruoli reciproci, tu avrai la possibilità di farlo bene e farlo per un fine obiettivamente che viene riconosciuto da tutti. Bene, bene, gloria al nome del Signore, anche perché sappiamo che tutto, come appunto dicevi, passa attraverso un lavoro di dedizione, e non può farlo probabilmente un lavoro del genere chiunque, ma deve necessariamente occuparsene chi ha una chiamata precisa dal Signore. Qual è l'ambiente, come possiamo già immaginare, qual è l'ambiente che incontri quando entri? Quali sono i maggiori bisogni con i quali ti devi incontrare quando guardi negli occhi gli uomini privati della libertà e rinchiusi all'interno di un penitenziario come appunto quello che visiti tu giornalmente? Bella domanda, e cerco sempre di rispondere in maniera generica, perché vorrei coprire un po' tutte le esigenze che, insomma, che si incontrano da un istituto all'altro.
Prima di tutto, personalmente e come pastore, quando entro nell'istituto penitenziario, primo in ordine, non ci ho fatto mai l'abitudine, insomma, ecco, porre le povere. Non è mai diventato così naturale entrare. Sento sempre il peso, avverto dentro di me il peso spirituale dei problemi, delle situazioni che toccano la persona, non tanto l'istituto, quello in ordine a un'altra faccenda. E quindi quando entro ho bisogno di chiedere aiuto al Signore, lo chiedo sempre, perché da solo non ce la potrei fare, mai, assolutamente. Ripeto, non mi sono mai abituato all'idea di entrare in un luogo e sentirmi a mio agio, in una maniera più assoluta. Man mano che entro però, e quindi incontro le persone, tutto cambia, perché riesco adesso, dopo tanti anni, a salutare tutti, perché tutti ormai mi conoscono e conosco buona parte della popolazione detenuta e anche degli agenti, con i quali c'è rispetto, anche amicizia, e quindi le cose, man mano che entri dentro, ti avvicini, si sciolgono e ti danno possibilità di parlare, dialogare. Le prime necessità quali sono? Ecco, uno tra i problemi più grandi sono, intanto ascolto spesso, spessissimo, anzi sempre, le lamentele. Lamentele dovute alla difficoltà della permanenza dentro gli istituti, non è detto facile, e alle volte si devo ascoltare chi ha subito qualche violenza o qualche sopruso o è disatteso la sua richiesta di visita e quindi sta male, o per un permesso, per qualsiasi altro, o per non poter parlare con la famiglia, con i figli, ecco questo. E un altro dato importante da non sottovalutare, che ritengo sia comunque anche preminente, è il bisogno che leggo dagli occhi di avere qualcuno che ti ascolti a livello individuale, perché si sente molto la solitudine. Per quanto tu possa avere tanti amici intorno nel carcere, e questo l'ho imparato per esperienza, alla fine il detenuto che vive la detenzione con una condanna più o meno lunga, con il suo trascorso, con i fantasmi che ritornano nella mente, e di questo si potrebbe anche aprire un altro capitolo, la persona ha bisogno di avere un supporto esterno, come qualcuno che parli, che venga dall'esterno, dal mondo esterno. E lì si incontra l'anima che è solitaria, che ha bisogno di essere accarezzata, ecco, sostenuta, incoraggiata. E ultimamente mi capita di parlare non solo con uomini anziani, ma anche con giovani che hanno bisogno dello stesso bisogno. Le testimonianze sono tante, credetemi. Io sento nel cuore di poter parlare di tanti, anche per dare voce a chi non ne ha più. Devo scrivere qualche riga nella mia pagina come garante, perché la settimana scorsa, prima di partire, ho parlato con diversi detenuti, e poi è venuto da me un uomo che, pensate, è dentro il carcere da 47 anni. 47 anni. Condannato all'ergastolo, un uomo di 82 anni. Lui diceva, se aggiungi ai miei 47 anni di branda, così si dice, i circa 15 anni di liberazione anticipata, io sono dentro da 62 anni. E mi diceva con un animo rotto, si vedeva dagli occhi, io non voglio morire in carcere, mi aiuti a poter trovare una casa di riposo, qualche posto dove magari con la magistratura, se è possibile, ottenere la possibilità dei domiciliari e vivere gli ultimi giorni della mia vita, non necessariamente nel carcere, non voglio proprio morirci. Mi sono subito interessato quando sono uscito, perché l'ho visto quasi piangente, un uomo molto duro, che anche degli scatti delle volte è un po' nervoso, anche se anziano, lo conoscono tutti, ormai era dentro, è un operaio della manutenzione interna, quindi tutti gli ambienti lo conoscono, gli agenti lo conoscono. E quest'uomo mi ha rivelato la sua tristezza interiore e vedevo che era commosso, sentito. Allora quando sono uscito, dopo qualche oretta, ho chiamato la magistratura, mi sono rivolto al magistrato di competenza, conoscevo bene il caso. Il suo reato era particolare, si pensava a reiterato, insomma, era stato accusato di un omicidio prima e poi in una liberazione successiva aveva anche accusato di un altro omicidio, quindi era impossibile concedergli quello che lui chiedeva perché c'era il rischio di poter reiterare, ma ormai anche se un anziano che non si reggeva più quasi manco in piedi, aveva difficoltà anche fisiche. Ma bene, quest'uomo, per farla in breve, mercoledì scorso, con un infarto, è morto.
E mi è dispiaciuto molto perché non ho avuto nemmeno la possibilità di andare da lui a parlargli ancora, a incoraggiarlo a resistere, che probabilmente più avanti si sarebbe stata la possibilità per lui di uscire, per non restare dentro il carcere fino all'ultimo giorno. E mi è molto dispiaciuto. Quindi considerate che ci sono alcuni casi come questi di persone che finiscono il loro giorno, nonostante il reato c'è stato ed anche grave, finiscono i loro giorni tristemente da soli e dentro un istituto, improvvisamente. La famiglia lo ha ormai abbandonato, non ha più nessuno, tant'è che adesso martedì prossimo c'è una riunione in carcere, devo andare anche per capire, poverino, non so nemmeno dove è stato seppellito e chi si sarà preso cura delle sue esequie, insomma. E questa è una delle situazioni che si possono incontrare durante l'esperienza dentro il carcere, così come sono anche quelle più belle, positive. Sì, infatti era proprio ad una delle esperienze positive che stavo pensando di chiederti citazione. Perché, pastore? Perché questa storia struggente nel pensare, nell'immaginare la vita di quest'uomo per la fine dei suoi giorni senza avere nemmeno la possibilità di vivere gli ultimi giorni, gli ultimi mesi, le ultime settimane di un'apparente libertà, perché poi a quella età, immagino, come appunto dicevi, insomma, non si può parlare più di forze come quelle di un giovane, quindi anche il rischio che possa tornare, ma non vogliamo fare il lavoro dei giudici. Allo stesso tempo però mi rendo conto che un pastore che vive di fronte ad una storia del genere viene toccato sicuramente e comincia a immaginare quante volte ha dovuto parlargli del Salvatore per antonomasia, colui che può liberare anche all'interno di uno stato di detenzione, colui che libera il cuore, rende libero ogni aspetto della persona, perché il vero riqualificatore dei cuori, delle anime, più di ogni welfare o più di ogni aiuto sociale è Gesù Cristo, il quale si presenta anche nelle prigioni più buie, solitarie e di sicurezza, e si presenta a coloro che lo invocano in un modo palese. E credo proprio che sia questo il caso di chiedere al pastore Giovanni qualche esperienza positiva in cui il Signore si è manifestato e anche palesemente convertito qualche cuore duro, diciamo, che si può intravedere in quelle zone. Ok, mentre tu parlavi, cercavo di fare mente locale, immaginavo tutti i vari personaggi che ho avuto nel tempo. Ce ne sono alcuni che emergono di più. Parto da quello che è stato un po' difficile all'inizio, ma poi si è rivelato in effetti un miracolo. Tra quelli che diversi anni fa, parliamo di più di 10 anni fa, venivano ai miei incontri, c'era un ragazzo rumeno a cui il fratello maggiore, si chiama Pietro, gli aveva parlato del Signore. Quando entrò in carcere, fu arrestato in Italia, entrando in carcere, sul suo letto, anche se non si sapeva ancora che quello fosse stato il suo letto, c'era una Bibbia. Quando entrò a vedere quella Bibbia e cominciò a leggere, questo ragazzo ha cominciato a piangere. Poi fu trasferito nella mia città, Siracusa. Lo incontrai, mi ha chiesto subito di cominciare a pregare insieme a lui e fargli conoscere il Vangelo. Lo feci, questo ragazzo è diventato come se fosse mio figlio. Gli volevo un mondo di bene, veramente, molto affezionato. Si è convertito. E aveva addirittura fatto prima richiesta di terminare la sua detenzione nel suo paese, ma l'aveva trascurata, non ci pensavo proprio più, perché ormai si trovava bene qui insieme a me, era desideroso, non mi interessa, basta che ci sei tu, io sto bene anche qua. Avrei ricevuto anche un lavoro, lavorava all'interno del carcere nel biscottificio, stava bene. Poi gli arrivò questa lettera da parte dell'ambasciata rumena che poteva scontare di manetta la pena nel suo paese, e fu, quindi lo salutai e partì per andare in Romania. Lì fu portato in carcere, e dopo qualche settimana ricevetti una telefonata ed era proprio lui, e non voglio dire il nome anche se insomma è un nome comune, ma chiamiamolo Gigi, dai. E mi telefona e dice: ma dove stai andando? Dal carcere, dalla mia stanza. Come è possibile? Un telefonino l'ho nascosto? No, qui si può chiamare, e mi aveva chiamato dalla sua stanza detentiva fino a qua a Siracusa, e ero felice di sentirlo. Lì scontò il rimanente, era circa un annetto, tornò a casa, mi faceva le videochiamate, vedevo la casa, man mano che lui se l'è costruita da zero la casa, proprio fisicamente, aveva la moglie, aveva un bambino, anzi una bambina,
perché la bambina in realtà l'età della sua detenzione, perché la moglie era incinta quando l'Interpol lo arrestò. Comunque dopo quella figlia ne nacque un'altra ancora, adesso sono 4 i bambini, intanto mi chiama, fa la videochiamata, mi fa vedere tutta la famiglia. Morale, questo Gigi è andato in chiesa, ha chiesto il battesimo, ha portato i miei saluti, canta nel coro della chiesa, tutta la famiglia va in chiesa. Pensate che addirittura quando c'è stato il periodo del Covid, lui e buona parte della sua famiglia, altri fratelli, furono tutti contagiati. Mi chiamò persino all'ospedale, dove era, nella stanza dove era con tutti gli altri che erano contagiati, durò una settimana circa, per dire com'era legato, e ancora lo è tuttora, anzi dovevo chiamarlo, e il Signore l'ha salvato, insomma, ha guarito lui e anche tutta la sua famiglia. Purtroppo qualche mese fa mi ha chiamato e mi ha chiesto di pregare per lui, perché le sue reni non funzionano ed è soggetto alla dialisi. Lui fa il muratore ed è faticosissimo, dimagrito molto, si è messo in lista, ma dice: fratello, non so se fino a quando avrò 60 anni forse se ce la faccio, e poi qui è molto costoso in Romania e ha difficoltà, ha chiesto di preghiere perché non sa come risolvere la questione, però è felice, me lo diceva col sorriso, diceva: se il Signore ha voluto così. Io lì ho detto, quasi ero invidioso della sua fede, perché veramente Dio ha fatto un'opera meravigliosa in questo ragazzo. Insieme a lui, negli incontri, veniva un altro giovane rumeno, si chiama, questo posso dire il nome, Mihai. Era scettico, veniva perché rispettava Gigi, gli era amico e veniva agli incontri, ma era scettico, non gli piaceva, però continuava a venire. Man mano che io predicavo il Vangelo, tutte le settimane, questo ragazzo invece piano piano cominciava ad essere più attento, più curioso, faceva spesso domande, addirittura ha mostrato in alcuni casi più saggezza rispetto anche a Gigi. Morale, questo ragazzo poi a fine del suo periodo detentivo era un abile, come si dice, ladro, insomma, era capacissimo di svaligiare tutto quello che voleva. Tra l'altro in Romania aveva una ferramenta, e, insomma, era molto capace, un ragazzo molto intelligente, davvero. Quando uscì, ho detto: chissà che fine farà sto ragazzo. Invece è rimasto per un po' di tempo qua in Sicilia, mi ha conosciuto una ragazza rumena che aveva difficoltà serie, non posso raccontarvi particolari, ma l'ha aiutata molto. Me l'ha presentata un giorno, mi ha chiamato al telefono, è venuto in chiesa, ho avuto un indirizzo, è venuto in chiesa, mi ha presentato questa nuova sua fidanzata, stavano insieme. La ragazza aveva già una bambina piccolissima, è venuta in chiesa, ha cominciato a pregare, era felice, ha frequentato la nostra comunità per mesi, la chiesa l'ha visto, l'ha apprezzato, l'ha amato, poi si è trasferito nuovamente in Romania, mi ha mandato anche lì i suoi messaggi, una piccola fattoria, ha detto: adesso io ho delle mucche, ho la mia fattoria, coltivo la terra, ho lavoro, sto bene, sto in pace, ha avuto altri figli, altri 3 o 4 figli, mi ha mandato la foto, ce l'ho sul telefono, ve la mostrerei. Felicissimo, con tutti questi bambini, frequenta la chiesa anche lui, in un'altra città, si sentono ogni tanto con Gigi e qualche volta sono pure incontrati. Ho detto: Signore, queste cose, anche fossero state solo per questo, io sono servito almeno a salvare 2 anime, anche se so che sono qualcuno in più. E sono felice che mi hai, un ragazzo molto scettico all'inizio, invece è stato conquistato dall'amore di Dio e dalla parola di Dio. Questo lo posso testimoniare con consapevolezza. Un altro caso, questo anche bello perché mi ha dato possibilità di conoscere un'altra parte del carcere e anche del mondo legato purtroppo a questi ambienti. Un giovane che ho conosciuto a Siracusa diversi anni fa è venuto, lui era già convertito, trasferito da, non mi ricordo quale carcere, e in alta sicurezza, quindi in reati associativi, ma convertito. Il nome, pensate, è Mosè, pensate un po', ma la sua caratura delinquenziale era molto alta, era temuto nell'ambiente, ma quando il Signore ha toccato ha fatto di lui un araldo del Vangelo, mi ha dato la possibilità attraverso la sua testimonianza interna al carcere di conoscere tanti detenuti che all'inizio lo detestavano quasi, gli dava fastidio, anche se lui amorevolmente riusciva col sorriso, con la sua capacità di conquistarsi l'amicizia e il rispetto di tutti. Pensate che questo giovane Mosè, la mamma chiaramente è una sorella, nella sua sezione, la mattina presto, lui cominciava a pregare nella sua stanza.
e a cantare le lodi al Signore. La prima, tutti quanti dicevano basta, smettila. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Poi mano a mano quelli che lui testimoniava, a cui testimoniava, scendevano e facevano la riunione con me ogni settimana. E ci raccoglievamo in una sala bella grande, fino a 12, 15. Ognuno di loro, credetemi, reati associativi, c'è cioè un clan diverso, c'è cioè una situazione diversa rispetto ai reati comuni, venivano con tante domande, anche abbastanza perniciose. Ho conosciuto detenuti di diversa caratura, ma sempre rispettosi, e questo devo sottolinearlo, e a cui io ho sempre risposto con la parola di Dio. Poi cantavamo i cantici, e loro li cantavano insieme a noi, e cantavano come insegnare i cantici ai detenuti è difficile, ma poi cantavano come quando si canta allo stadio quasi. Infatti gli agenti fuori che dicevano: ma che cosa state facendo? Stiamo cantando le lodi al Signore. Morale, dopo qualche tempo, nella sezione dove lui a mattina verso le 6 si alzava e cominciava a lodare il Signore, cantava un cantico che era diventato un po' la nostra colonna sonora, se non viene altro termine. E lui cominciava a cantare quel cantico e dice: se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto, io lodo, io prego, io vinco come David. Questo inno semplice nella melodia e anche nelle parole attirò l'attenzione di tutti gli altri detenuti. La mattina anche gli altri da dentro le stanze, la mattina presto, prima ancora dell'apertura delle stanze, delle celle, tutti quanti si affacciavano allo spioncino e cominciavano a cantare questo canto. Per cui nella sezione la mattina, mi diceva Mosè, tutti quanti noi per 5-6 minuti cantavamo questo cantico tutti quanti insieme. Ed era bello. Poi quando arrivavo scendevano sotto, siamo arrivati a fare delle riunioni di 20 e 25 detenuti alla volta. Con alcuni di loro io mi sono anche rivisto dopo, anche tempo fa, qualche mese fa, a Reggio Calabria ho incontrato due detenuti. Io gli ho mandato i messaggi per cercare di... vorrei rivedervi se fosse possibile. Mi hanno fatto la sorpresa mentre ero seduto nel banco e aspettavo che il pastore mi chiamasse per predicare. Mi sono visto arrivare questi due che sono avvicinati. Ero emozionatissimo, me ne sono abbracciati, volevo piangere ma non potevo perché stavo davanti tutti in prima fila, e così me ne sono abbracciati, e vedendo la loro sincerità e nonostante le difficoltà che stavano affrontando. Uno è stato completamente adesso scagionato da ogni cosa, l'altro è già libero, è con la famiglia. È veramente molto bella questa situazione che si è creata. Ma torno a Mosè. Don Mosè ha una bellissima testimonianza, perché poi questo ragazzo e ha finito il suo percorso detentivo, è tornato a casa e con la non i domiciliari, come la sorveglianza speciale, che vista la sua posizione è stata commissionata a 3 anni e mezzo, la prima volta. Da 3 anni e mezzo hanno portato poi a 4 anni e mezzo, ora credo che siamo andati a 5, e io dico: ma perché tutto questo tempo? Perché è difficile, è raro, intanto perché volevano assicurarsi che lui non si trasferisse da un'altra parte se ci fosse stato qualche altro mandato di cattura. Ma poi la polizia, anche i carabinieri, hanno cominciato a conoscerlo un po' da vicino, perché questo ragazzo, da quando è tornato nella sua città, nel suo quartiere campano, ma molto complicato, difficile, ai confini tra Napoli e Caserta, non vi dico dove, lui si è messo a evangelizzare quegli ambienti difficili. Per farvi un esempio, non dissimili da quelli che sono descritti dal libro Gomorra, ambienti che sono anche che si vedono anche nel film, nella riproduzione cinematografica. Io sono stato una volta a visitarlo, che mi ha invitato, e volentieri sono andato a trovarlo. Lui nel frattempo, quando è uscito, già era fidanzato, si è sposato con una sorella in Cristo che l'ha aspettato tutto questo tempo,
ha pregato per lui, lei pregava per lui, la mamma di lei pregava per lui, che è una sorella, la nonna è una missionaria, è stata spesse volte in Africa, perché questa ragazza in realtà è americana, è statunitense, l'ha aspettato lei, una ragazza che è dolcissima, convertita veramente, che ama il Signore, ha potuto avere la possibilità di stare con Mosè, hanno avuto un bambino, credo, non ho sentito ultimamente, ma credo che ne abbiano anche già un altro, e in quel quartiere hanno evangelizzato e raggiunto con una testimonianza efficace e potente tutte quelle ragazze schiave per la prostituzione, le ha evangelizzate. Persino la polizia ha imparato a conoscere lui e gli altri fratelli che insieme a lui lavoravano in questo settore, che andavano ad aiutare a liberare da questa situazione queste povere ragazze. Ha fondato una chiesa da zero con la sua testimonianza e si è arricchita di tante persone, genitori, famiglie. Mi ha detto Mosè, sono delle situazioni che paradossali, alcune veramente drammatiche anche dal punto di vista morale, ma hanno bisogno della grazia di Dio, come si dice nella scrittura, dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, ed è proprio così. E io vedevo, mi mandava i video dei bambini che non sapevano nemmeno leggere, a cui ha insegnato prima a leggere e poi a leggere il Vangelo, a cantare le canzoncine del Signore e a farlo in luoghi dove solo uno come Mosè poteva starci, perché era conosciuto, perché era rispettato. E mi ha raccontato che alcune volte da altri paesini vicini andavano a vedere il Mosè rinato di nuovo, perché non credevano che quel ragazzo potesse essere cambiato fino a questo punto. Durante il Covid addirittura mandava dei video e usciva e predicava il Vangelo negli ambienti, nei luoghi dove bisogna fare la fila per la spesa o la fila alla posta, si metteva lì e predicava la parola di Dio. Fratelli, veramente il Signore è potente. Noi, mi vengono i brividi solo a raccontare quello che il Signore ha potuto fare attraverso la strumentalità di uomini veramente nati di nuovo, strappati dal male, dal peccato, in ambienti come quelli del penitenziario. Quindi ben venga, anzi Dio la possa continuare a sostenere, l'opera che si svolge nel carcere attraverso uomini che si dedicano con passione, con dedizione, con sofferenza alle volte, anche con stanchezza, però che poi il Signore benedice e fa moltiplicare quel poco di pane che riusciamo a mettere nelle sue mani. Alleluia, che bella testimonianza. Crediamo che il Signore sia onnipotente, veramente potente da fare ciò, tanto è vero che mi è sembrato quasi, Pastore Giovanni, che scomparisse quella differenza tra detenuto e libero. Improvvisamente si è vista questa famiglia composta da un pastore che va a trovare un detenuto invece che ha quella missione spirituale di evangelizzare dall'interno, due con due stati di libertà diversa, ma che hanno lo stesso cuore, ovvero quello di evangelizzare, portare Cristo a quanti hanno bisogno. È vero, è esattamente quello che accade quando il Signore entra nel cuore, ovviamente se noi glielo consentiamo. Egli è capace e può fare grandi cose. Questo è il messaggio che forse, caro amico, stai ricevendo tu in questa mattina. Probabilmente ti trovi nella cella di un carcere, stai probabilmente attraversando una difficoltà in qualche di reclusione, in qualche carcere. Possa il Signore rivelarsi alla tua vita e concederti la liberazione, la trasformazione che Egli promette all'interno della sua parola per quanti credono. Noi siamo testimonianza vivente di questa trasformazione, tutti quanti noi che ti parliamo, sia di questo network e sia anche i pastori che interagiscono con noi, siamo tutti quanti testimoni sulla nostra vita di questa trasformazione, di questo cambiamento che avviene quando il Signore entra nel cuore. Maggiore è la difficoltà che ha dovuto attraversare, maggiore è il miracolo che tu puoi testimoniare che Dio fa, vuole fare e sta aspettando te per fare nella tua vita. Quindi quello che vogliamo comunicarti con tutto il cuore oggi è che tu possa quanto prima possibile ricevere il Signore nel cuore e iniziare una nuova vita in Cristo Gesù. Questo è quanto Egli ci ha promesso e vuole continuare a fare. Puoi chiedere una visita all'interno del tuo penitenziario attraverso una domandina, la visita di un pastore evangelico, il quale nella zona in cui ti trovi può visitarti e iniziare un percorso di consulenza spirituale, quindi cominciare a conoscere la parola di Dio. Sono tantissimi
tantissimi Giovanni Pastori in tutta la nostra Italia che sono impegnati allo stesso modo nei tanti penitenziari. Sappiamo anche che tanti sono i detenuti che si spostano da un posto all'altro e testimoniano anche delle diverse realtà, e questo è un incoraggiamento, immagino, anche per voi che all'interno di questo ambiente ci lavorate. Ma so anche che in chiusura, prima di passare al nostro momento di meditazione biblica, volevo chiederti, Pastore, delle famiglie. Di quante famiglie, tu hai già accennato alla famiglia che questi detenuti che tu hai conosciuto poi hanno creato incontrando delle persone che Dio aveva già preparato per loro, ma ci sono anche delle famiglie che ancora restano nella sofferenza all'esterno, ecco, come probabilmente le famiglie dei detenuti che tu curi e che probabilmente vivono anche delle difficoltà fisiche. Puoi raccontarci qualche storia oppure qualcosa legato al tipo di lavoro che fate invece verso le famiglie? Allora, cerco di selezionare un po' i ricordi. Ad esempio, ci sono detenuti che hanno, come capita spesso, delle famiglie in condizioni precarie, perché quando ad essere in carcere il capo famiglia, che è l'unico che porta, insomma, lecitamente o illecitamente qualcosa a casa, la famiglia poi si ritrova con la carenza. E non di rado ci è capitato di dover aiutare, intervenire nelle famiglie dei detenuti, segnalati dagli stessi detenuti, ma che ci dicono aiutate la mia famiglia perché ha queste difficoltà. Alle volte con i nostri volontari si interviene anche con del cibo, o i vestiti, o alle volte anche con i vestiti per i bambini piccoli, anche abbiamo provveduto anche delle culle, passeggini, poi il corredo, cose di questo genere, perché servono, alcuni non ce l'hanno. E non mi è capitato solo una volta di incontrare e sapere di famiglie che non solo indigenti, ma bambini molto piccoli. Ultimamente mi è capitato qualche volta di accompagnare io stesso la famiglia di un detenuto in carcere a trovare il detenuto, il papà in questo caso, un ragazzo pure lui, immaginavo i bambini piccoli, e quando li vedevano, cioè, tu chi sei, cosa fai, e gli spiego chi sono e perché vado ad accompagnare il papà, e i bambini molto arguti, quindi molto semplici, li ho caricati in macchina insieme alla mamma, insieme a tutte le cose che portavano, e accompagnarli in carcere perché hanno difficoltà, anche già arrivare per visitare un detenuto non è proprio semplice, alcuni non riescono nemmeno a trovarli. E quindi bisogna interessarsi per quelle famiglie che sono residenti fuori dalla Sicilia, in altre regioni, per cercare di raggiungerle con il passaparola, ad esempio anche non solo con i nostri volontari, molti quelli della CRIVOP ad esempio, o HELP, o, adesso non ricordo più tanti nomi, ma comunque ci conosciamo, qualche telefonata e cerchiamo di raggiungere tutti quanti, ed è bello poter manifestare l'amore di Dio anche in questo modo. Una cosa, ecco, mi è venuto già in mente, questo è un caso particolare, che così cerco di descrivere due situazioni parallele che mi hanno visto coinvolto sia come pastore che come garante dei detenuti. È uno solo dei casi, ma ho questo davanti. Un ragazzo di 34 anni, lo incontrai perché i detenuti stessi, nel mio incontro con gli altri, mentre pregavo, dice: pastore, possiamo chiamare questo ragazzo che sta male? Io l'ho visto in infermeria, però poi mi hanno presentato dopo chi fosse. Certo, può venire, l'ho fatto entrare, era già accompagnato sulla sedia a rotelle, me l'hanno portato e io insieme a lui, io qui predico la parola di Dio, parliamo del Signore, nient'altro, ti presento Gesù e la sua parola. Sì, sì, grazie pastore, io voglio ascoltare, certo. Ha ascoltato tutto il tempo, ha pregato insieme a noi, poi mi sono fermato un po' a parlare con lui, mi ha descritto la sua situazione. Mi ha detto che in un solo mese, quella volta lì, ed è documentato, era documentato, per questo l'ho ritenuto anche molto credibile, questo ragazzo aveva perso, se non mi ricordo male, 27 kg. Aveva un tumore che si è spostato da un organo del corpo fino a un'altra parte del corpo e in tutta la spina dorsale. Quindi la sua sofferenza era parecchia. Io immediatamente, vedendo la situazione, questo ragazzo, giovanissimo, sofferente in questo modo, qualcuno dice no, forse fa finta... Ma non potevo, non si possono perdere 27 kg in un mese, così normalmente. Quindi devi stare attento, devi valutare tante cose. E poi subito ho chiamato il magistrato di competenza, ho descritto il caso, l'ho presentato con la mia sensazione, la mia percezione. Il magistrato è stato
anche qui il rapporto deve essere solo sulla fiducia e sul rispetto, ha accolto subito la mia istanza, è venuto di persona a vederlo e ha provveduto immediatamente al suo trasferimento nella città di appartenenza per essere poi curato meglio lì anche dalla famiglia. Lì ci sono poi state delle situazioni, è stato curato, la famiglia ha ringraziato, ero felice, poi non so perché da lì l'hanno trasferito in un altro istituto fuori dalla Sicilia, anche lì intervengo un'altra volta come garante pressando, e da lì è stato ritrasferito e riportato nuovamente, questa volta anche grazie all'avvocato con il quale ci eravamo sentiti, a casa. Bene, questo ragazzo, per farlo in breve, da una famiglia di mafiosi, insomma, quindi si pensa a lui come a un capo, insomma, ma in realtà non è così. Bene, questo è quello che io percepisco, poi potrebbe esserlo pure, ma non mi importa, non devo scendere in particolari che riguardano il giudizio. Ma questo giovane ha abbracciato la fede e dice: io vi leggerei i messaggi che mi scrive. Io spero che ancora qualcuno, se posso, Michele, casomai fermami, leggervi solo qualche messaggio, perché vi faccio capire proprio il tipo di conversione. Eccolo. Ad esempio: salve pastore, la ringrazio del pensiero, perché gli mando intanto qualche pensierino, qualche meditazione, qualche incoraggiamento. Il mio stato di salute sfortunatamente non migliora, sta facendo diversi cicli di chemioterapia, anche credo radioterapia, ma mi affido sempre di più al Signore e metto nelle sue mani ogni cosa che mi appartiene. Spero di vero cuore che lei stia bene unitamente alla sua splendida famiglia, sempre con la pace del Signore, che Dio la benedica grandemente, pastore, e le mando un abbraccio affettuoso. Questo è solo uno dei messaggi, tanti messaggi che mi manda, perché questo ragazzo, insieme alla moglie, giovane pure lei, pregano e vengono visitati da alcuni volontari di questa città che ho incaricato, e vanno a trovarli, e sono felice, nonostante la sua situazione è veramente grave, perché peggiora purtroppo. Questo ragazzo è nelle mani di Dio, ho fiducia e speranza che il Signore interverrà, in un modo o nell'altro il Signore provvederà. Ma vedete come le cose, le volte che hai davanti, si muovono e tu devi dare quello che hai? E questo è un esempio positivo di come il Signore può trasformare, incoraggiare e sostenere. Ora, e quindi c'entra anche la famiglia, che è stata sostenuta nel frattempo, mentre lui era anche in carcere. Altre situazioni ci sono state nel tempo, quando una famiglia veramente disagiata, così povera da non avere più nemmeno la casa, il comune si era interessato a dargli due stanze che appartenevano al custode di una scuola elementare e asilo. Gli hanno dato quelle due stanze, sono andato a trovarli in questo paesino, non avevano nulla, nemmeno i vetri alla finestra mancavano pure quelli, per non parlarvi delle condizioni ambientali. Il cibo non c'era, vestiti mancavano. Una volta sono andato anche insieme a mio padre a montargli delle lampadine nei corridoi, nelle stanze, perché non c'erano neppure quelle. Assistevano un po' alla finestra, a portare anche suppellettili, oltre che il cibo, e anche vestiti, e persino quaderni, tutto quello che libri, quello che serve per la bambina che doveva andare a scuola. Insomma, cerco di essere veloce per poter raccontare il più possibile. Mi rendo conto che poi forse è anche complicato seguirmi nei miei discorsi, perché salto un po' da un episodio all'altro, perdonate, ma che io... Noi ti seguiamo con grande interesse, perché sono veramente delle storie sono vere, sono che toccano, che gloria a Dio, alleluia. E poi mi piacerebbe sottolineare, evidenziare che diversi anni fa, fino a Brugoli, nel carcere di Brugoli, casa di reclusione, con un progetto iniziato così, con molta semplicità, il direttore all'epoca mi ha consentito di scrivere un libro insieme a due detenuti. Avevamo studiato nel tempo il libro di Giobbe, su cui avevo fatto diversi studi, anche prediche, e con due detenuti, in particolare tutte e due, uno ergastolano, l'altro con il trentennale, siamo messi pomeriggio, anzi facevo prima le riunioni con tutti, poi mi fermavo con loro e stavo qualche altra ora, due ore, a scrivere, a raccogliere i loro appunti, gli dicevo come fare, che cosa dovevano descrivermi. Abbiamo scritto un libro viaggiando sul binario della storia del libro di Giobbe, e l'ho intitolato Scrivi di Giobbe, e loro hanno potuto reinterpretare questa storia sostituendosi al personaggio biblico, mettendo le loro pene, le loro sofferenze, non quelle fisiche e corporee di Giobbe, ma quelle che loro hanno provato col distacco, la separazione dalla casa e la vita vissuta all'interno del circolo intramurario. È un bel libro, testimonianza, semplice, perché ho voluto lasciare
La loro forma di scrittura, correggendo qua e là qualche cosa, giusto per dare una composizione letteraria un po' più conforme, più regolare, ma la loro impronta c'è e raccontano storie di vita. Si sono limitati, non hanno voluto raccontare gli episodi di sangue a cui hanno dovuto assistere e di cui sono stati anche partecipi, ma hanno raccontato storie parallele, reali, vere, che abbastanza toccanti. Ecco. Un libricino che, non avendo nessuno sponsor, nessuno, vi dico la verità, ho voluto io stesso impaginarlo graficamente, stamparlo e poi distribuirlo ai fedeli che me l'hanno chiesto, agli amici, all'amministrazione penitenziaria, anche alla magistratura e a tutte le famiglie che, insomma, dei detenuti, perché poteva essere comunque uno sguardo d'insieme su tante situazioni intramurali, ecco, molto toccante. E conclude con un messaggio di speranza. Che bello, anche un progetto, direi, che ha aiutato a riqualificare anche le doti di racconto, anche forse ad elaborare l'errore, in un certo senso educativo, ha avuto un approccio anche molto educativo. E quale migliore modo per farlo se non attraverso l'esperienza di Giobbe, che è appunto un personaggio, direi, del libro più antico contenuto all'interno della Bibbia. Bene, grazie Pastore Giovanni, e staremo qui per tantissimi altri minuti ad ascoltare le tante storie meravigliose, ma vorremmo lasciarti la possibilità, vorrei proprio darti la parola per qualche minuto ancora per ricevere da parte del Signore un messaggio che hai e che senti sul cuore di meditazione biblica. Sappiamo che il Signore ti ha dato già un passo, che è il titolo di questa puntata, Dio è luce, ma vogliamo darti la linea in modo da poter ricevere da parte del Signore la sua parola. A te la linea. Grazie. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Sì, come ha detto Michele, un pensiero che voglio condividere con voi. Non ho la pretesa di essere un grande predicatore, ma leggerò di un grande Signore e della sua parola, che vale molto più della nostra, alla quale noi prestiamo attenzione e dalla quale c'è sempre da imparare. E Dio migliora la nostra vita, ci indirizza verso la via perfetta, perché ci ama e lo fa nel modo migliore che può essere fatto. La parola è luce, e quindi se non vuoi camminare nelle tenebre devi tenere sempre vicino a te la parola di Dio, nella mente, nel cuore. Non si tratta di luce fisica, ma di una luce spirituale che illumina le menti e i cuori di chi crede e attende la guida del Signore. Voglio leggere a tal proposito un testo che trovo nella prima lettera di Giovanni. Prima lettera di Giovanni, comincio dal capitolo primo, che dice così: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa.
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio è luce, come abbiamo letto. Questo è quello che vi annunciamo. Uno degli attributi più significativi, più particolareggianti riguardo Dio è questo. Dio è luce. Senza la luce il mondo intero sarebbe perduto nelle tenebre, non ci sarebbe vita. Pensate che niente può esistere di vivente se non alla luce. Nel buio non può crescere nulla. Nessuno potrebbe vedere la via della vita, ad esempio, senza comprenderne il suo scopo, nel suo significato, senza avere la luce che Dio concede agli uomini. Nell'Antico Testamento abbiamo una bellissima figura della luce divina ed è il suo candelabro, il candelabro d'oro che è nel Tempio di Dio. Questo illuminava il luogo santo e illuminava ogni uomo che entrava nel luogo santo, ogni sacerdote in questo caso. E la stessa cosa avviene con il credente che si presenta davanti a Dio, nella comunione che abbiamo col Signore. Quando il credente infatti entra nella presenza di Dio, la luce divina risplende su di lui ed egli diventa a sua volta la luce di Dio al mondo. Noi infatti siamo il suo riflesso tra il mondo intorno a noi. Notiamo insieme cosa dice la Bibbia a riguardo la luce di Dio. La luce richiede da parte dell'uomo fede e fiducia. Se non si crede, questa luce non avrà mai nessun beneficio per la nostra vita. Dice il Vangelo di Giovanni, mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce e quindi non figli delle tenebre. Ogni timore viene eliminato quando la luce di Dio splende nei nostri cuori e abbiamo quindi la sua presenza. Il Signore è la mia luce, dice il Salmo 27, meraviglioso Salmo, ve lo ricorderete, e quelli che non hanno mai letto, vi accenno solo l'inizio, l'incipit. Il Signore è la mia luce e anche la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Se dovessimo trovarci in situazioni buie, la luce di Dio ci indicherà una via di uscita. Dunque, non saremo abbandonati o privi di una chiara direzione. E Dio non lascia e non abbandona nessuno per strada. Se ci ha preso per mano e iniziato un cammino insieme a Lui, non è nella sua natura abbandonarci per strada. Quello forse lo faranno magari gli amici disonesti, i traditori, possono farlo forse genitori sconsiderati, ma mai Dio ha intenzione di abbandonarci lungo la strada. Dice la scrittura, non ti rallegrare di me o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. La luce divina ricevuta e data esige anche un senso di grande responsabilità da parte di chi lo ha fatto. Richiede che uno si metta all'opera, lavori
e non nasconda ciò che è stato acceso nel proprio cuore. Tu lo sai. Tu lo sai cosa Dio ha iniziato nella tua vita dal momento in cui la sua parola ha fatto breccia nel nostro cuore. Questa idea ci dà l'immagine di come una crepa che si apre, una fessura da cui può trasparire la luce che illumina. Se è iniziata l'opera di salvezza nella tua vita, tu sai che hai anche la grande responsabilità di dirlo a chi ti è vicino. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, dice il Vangelo di Giovanni. La notte viene in cui nessuno può operare. Pensate che Gesù ha detto ai suoi discepoli, a tutti, riuniti intorno a lui, in quello che è riconosciuto da tutti come il sermone sul monte di Gesù, il monte della beatitudine. Disse Gesù ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo. E chiaramente, come vi ho spiegato prima, la luce è riflessa, quella che Dio fa risplendere nei nostri volti e che noi manifestiamo agli altri. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Così deve risplendere la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. C'è un grande conforto nel sapere un'altra cosa, un'altra verità. Dio è luce. La luce del Signore non si spegnerà mai. In questi giorni ho letto, curiosamente, che pare che il sole abbia qualche problema, anche qualche lato scuro, comincia ad avere dei problemi a manifestare la sua luce, e si pensa che proprio questa stella luminosissima avrà una sua fine, cioè si spegnerà il sole. Accadrà molto molto tempo più avanti, non so, migliaia e migliaia di anni, ma si spegnerà. Ecco, io devo determinatamente annunciarvi che la luce di Dio non si spegnerà mai. Ciò offre quindi una gioia, un'allegrezza continua, ineffabile a tutti quelli che stanno godendo della luce del Signore. Dice il profeta Isaia al capitolo 60: il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la luce perenne, i giorni del tuo lutto saranno finiti. Meravigliosa promessa del Signore. Possiamo dare anche un nome alla luce di Dio: Gesù. Gesù è la vera luce di Dio. Egli stesso ha dichiarato a tutti: io sono la luce del mondo. Gesù parlò di nuovo loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, o come dice un'altra scrittura, che dà la vita. Le parole di Gesù sono pronunciate probabilmente durante una delle festività solenni che si svolgevano a Gerusalemme, la festa delle capanne, un evento che per i giudei era importante perché ricordava il tempo in cui Israele è stato per tanto tempo, diversi anni, nel deserto, prima di prendere possesso della terra promessa, la terra di Canaan. Durante questa festa, nella parte riservata alle donne del cortile, venivano illuminati dei candelabri per ricordare in qualche modo la colonna di fuoco che accompagnava Israele nel deserto. Nel grande cortile c'erano quattro grandissimi candelabri che venivano illuminati in occasione di questa celebrazione. Forse Gesù, nel chiamarsi la luce del mondo, fa riferimento a questa immagine visiva che il popolo di Israele aveva nella loro mente quando in questa celebrazione si illuminava tutto il cortile e questi grandi candelabri venivano illuminati. La nuvola e la colonna di fuoco, come sappiamo nell'Antico Testamento, rappresentano e rappresentavano la presenza di Dio fra il suo popolo. E Gesù dichiara di essere stato egli stesso quella colonna di fuoco che illuminava e riscaldava il suo popolo. Dunque Dio, che è in mezzo all'uomo, è l'immagine del Dio visibile, invisibile, il quale viene descritto anche dall'Apostolo Giacomo come il padre degli astri luminosi per illuminare tutte le genti. Una delle caratteristiche del Messia sarebbe stata quella di essere luce per tutte le genti e gloria di Israele. Rileggo e cito poi
Isaia capitolo 9 dice: il popolo, guardate cosa dice, è bellissimo questo capitolo perché ci ricorderà proprio profeticamente anche la nascita del fanciullo, del principe della pace. Ma Isaia dice: il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce, ed è Gesù che doveva venire al mondo. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende, come attraverso la nascita di Gesù, la luce che veniva nel mondo, la luce di Dio, Dio tra gli uomini, Dio tra gli uomini, la luce di Dio in mezzo a noi. Luca, il Vangelo di Luca, il primo capitolo che descrive la nascita di Gesù, dice: vi era in Gerusalemme un uomo di nome, ascoltatemi, nome Simeone, l'anziano. Questo uomo era giusto, timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Notò quel giorno quando i genitori di Gesù, Giuseppe e Maria, andarono al Tempio, vide il bambino, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: guardate, ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Luce da illuminare le genti. Questo era Gesù che veniva al mondo per noi uomini, per riscattarci dal peccato, per salvarci, donarci la vita eterna, ma illuminare tutte le genti. Gesù, essendo luce, offre vita con la sua luce all'uomo e lo conduce fuori dalla morte, perché siamo passati dalla morte alla vita. E conduce l'uomo adesso, nato di nuovo, verso sentieri che sono anche pieni, intrisi della sua pace, quella che lui ci dona e che il mondo non conosce e non può donare. In lei era la vita, dice il prologo di Giovanni, il Vangelo, all'inizio. In lei era la vita, parla del Verbo di Dio, del Logos, la parola di Dio fatta carne. E la vita era la luce degli uomini. Meravigliosa e illuminante scrittura. Il Vangelo di Luca dice ancora: per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace di cui vi ho parlato poc'anzi. Sarà la sua sola presenza e solo lui ad illuminare l'intera città di Gerusalemme, ma non questa terrestre, la nuova Gerusalemme celeste. Quella città non sarà illuminata dal sole, che probabilmente non ci sarà più, ma da Dio stesso. La città, è scritto in Apocalisse, non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello Gesù è la sua lampada. Bellissima parola, bellissima, è chiara. Le nazioni cammineranno alla sua luce, la luce del Signore, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Possa la luce di Dio risplendere su ognuno di noi qui in questo momento, abbiamo ascoltato questo messaggio, e Cristo e la sua parola siano una lampada al nostro piede e una luce lungo il sentiero della nostra vita. Possa il Signore aver toccato il cuore di tutti noi e aver parlato secondo la sua volontà ai cuori che sono disposti per ascoltare. Dio ci benedica. Michele, nuovamente a te la parola. Alleluia, grazie Padre per la tua rivelazione della tua luce alle nostre vite. Che meraviglioso messaggio oggi, oltretutto vogliamo proprio arrivare a quanti vivono proprio nel buio e hanno ricevuto questa consapevolezza di vivere nel buio totale di una vita fatta di peccato, ma noi sappiamo che in questo momento il Signore è arrivato nel tuo ordinario mondo per portarti la luce, per diradare lì tutte le tenebre e presentarsi come la soluzione che tanto stavi aspettando. Grazie Pastore Giovanni Villari, grazie per questo intervento, è stato meraviglioso oggi conoscere anche tutte le attività che svolgi sia nell'aspetto spirituale che nell'aspetto sociale. Dio continua a benedire la tua vita e porti ancora avanti tutti quanti i cuori delle persone che ti ha messo in affidamento.
Buon lavoro, possiamo dire, buona grazie. Continuazione di lavoro in quello grazie. Che farai ancora. Dio ti benedica, grazie ancora per il collegamento, pace del Signore. Pace, Dio benedica. Amen, pace. Vi ringraziamo cari amici, è stato bello oggi passare del tempo e scoprire proprio il modo meraviglioso che Dio ha per rispondere, arrivare nei posti più difficili del nostro tempo. I carceri, probabilmente gli istituti penitenziari sono annoverati tra i posti più difficili appunto, e grazie a Dio per come ha equipaggiato, mandato, inviato e usato e usa ancora i suoi servi, la sua chiesa operante nella potenza dell'Evangelo. Ringraziamo il Signore anche per questo meraviglioso messaggio che ha portato appunto luce ai nostri cuori. Con questo vi do appuntamento, a Dio piacendo, a domani con una nuova diretta di Review, e intanto vogliate ricevere il mio affettuosissimo saluto qui dagli studi di Review, che hanno ripreso le attività a pieno proprio con l'unico intento di costruire, edificare e realizzare sempre più il carattere di ogni cristiano in edificazione continua, arrivando alla statura perfetta di Cristo. Con questo vi abbraccio, Dio vi benedica, pace, shalom, a domani. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.